tonight to the wickedest thing I've ever heard in my life. Buongiorno a tutte. Sono qua in una nuova postazione diversa perché, come potete vedere, sto registrando un video che non registro da tantissimo tempo, ovvero il video sulla mia makeup collection. L'ultima volta che l'ho registrato sono andata a vedere ed era aprile. In questo periodo sto guardando tantissimi di questi video, quindi mi è venuta voglia di registrarla anche a me. L'ho spostata da dove era prima, perché ogni autunno io cambio qualcosa. E quindi niente, sono qui per mostrarvela. Iniziamo subito. Come prima cosa troviamo questo, che è un porta campioncini, ed era l'ex, era quello che mi è stato inviato, la pochettina che mi è stata inviata appunto dalla Just Cosmetics. E vi faccio vedere, qua appunto ci sono tutti una serie di creme, cremine, cremette, shampoo, balsamo, creme idratanti per il corpo e cose di questo genere, che vi danno appunto in profumeria con gli acquisti e cose di questo genere. Ora, ragazzi, ho fatto il giro, vedete? Eh? E poi sotto c'è una pochettina semplice e trasparente che conteneva prima i vecchi campioncini, che poi ho spostato in quella di Just Cosmetics. Qua è il porta pennelli sporchi. E qui è un ex jar di Yankee Candle piccola che ho finito e ho inserito al suo interno tutte le mie matite occhi. Abbiamo varie marche tipo Artistry, abbiamo Deborah, ne abbiamo tantissime di Maybelline, Miss Broadway, Madina, abbiamo anche Essence, perché no? E questa qua è di Essence che voglio terminare. E poi abbiamo anche uno scovolino di un mascara che è questo qua, il Classic by Maybelline. Poi partiamo da questa cassettiera al cui interno ho inserito qua i prodotti che riguardano la mia base viso, mentre qua tutti i prodotti che ho finito di MAC, quindi che tengo per il back to MAC, i prodotti di scorta e i vari pennelli. Come potete vedere ho varie spugnette, come vi ho già detto in precedenza, dei pennelli che non tengo fuori per non farle impolverare, prodotti di MAC tra cui correttore e anche mascara che ho finito con relative scatoline, e anche scatoline di Make Up Forever che tengo perché ovviamente fanno la loro scena. Poi ho anche vari glitter tra cui questi e quelli là in fondo che sono di Sephora, e vari anche campioncini di prodotti make up. E qua invece appunto tutto ciò che riguarda la mia base. Ho 4 fondotinta in mousse che sono questi qui di Sant'Angelica, che non ho ancora utilizzato perché sto finendo la BB cream che voglio finire appunto, mi manca pochissimo. Poi abbiamo questa BB cream in polvere della L'Oreal, la Nude Magique. Ah, uno di questi fondotinta penso proprio andrà anche a voi in un futuro giveaway. Poi ho questo che è un campioncino di fondotinta di Vichy, e questo invece che sarà il mio prossimo correttore roll-on una volta che ho finito quello che sto utilizzando adesso. Poi ho questo campioncino di Cipria Make Up Forever. Poi ho questo correttore camouflage, sapete, di Catrice, famosissimo. Questo un attimo, qua abbiamo 2 fondotinta mascheroni che sono quello di Fior di Magnolia e della It Style, che non vi consiglio per niente. Poi abbiamo questo stick di correttore by Essence. Qui troviamo questa palettina di Deborah che ha questo colorino qua, che è un rosa molto chiaro, che utilizzo come illuminante. Poi abbiamo questo blush coralloso, eccolo qua, di Mua, che non ho nemmeno aperto ancora sulla sua plastica perché aspetto di aprirlo perché voglio terminare prima tutti gli altri. Poi abbiamo un altro blush che questa volta è di H&M ed è un bel marrone intenso. E poi abbiamo questa palettina qua Artistry che contiene 2 ombretti sul rosa e sul viola, che però non utilizzo come ombretti perché non mi piacciono per niente, ma appunto utilizzo come blush. E questo è il contenuto del secondo cassettino. Allora, qua ci sono varie brochure dei pliant che ti danno da Sephora. Qua in alto invece abbiamo questo, che è uno scrub di Bottega Verde, delle strisce depilatorie per il corpo che utilizzo per il viso. Questo che era un set di orecchini. Quello lì che è di Sephora, è un tipo
un ombretto che si applica per 10 secondi sulla palpebra e poi ti dovrebbe dare questo effetto qua, bellissimo, ma non sarà mai vero. E sotto qua abbiamo la mia favolosa palette di Sephora. Poi, vabbè, lì abbiamo il fondotinta MAC, ma lì è sezione già gioielli, però vabbè. Nel primo cassettino abbiamo tutti i miei prodotti per le labbra, da matite labbra a rossetti di vario genere, varie marche. Dai più chiari ai più scuri, dai nude ai rosati ai rossi in generale. Abbiamo rossetti liquidi come questo qua Just Cosmetics, dei gloss sia così che in tubetto, fatti come per esempio questi qua, tutti firmati Sant'Angelica. Abbiamo una serie di collezioni di rossetti bourgeois. Abbiamo anche uno Stay With Me, abbiamo questo qua della linea di Kate, che mi avete visto nel video precedente, il solito di cui vi ho sempre parlato, il 910 di Kiko, bello, peccato che vada molto nelle pieghette. Abbiamo questo qua, 14 ore di Maybelline, abbiamo addirittura anche altri rossetti Sant'Angelica, L'Oreal, e abbiamo anche questo glossissimo di Deborah Milano. Seconda cassetta, abbiamo tutto ciò che riguarda gli occhi. E abbiamo il mascara in campioncino che trovavate nei giornali, come questo qua che è il Dior Show di appunto New Look di Dior, che ho già terminato e mi è piaciuto molto, l'avevo trovato con Elle per i suoi 25 anni. Poi abbiamo questo qua che invece era uscito con Glamour di ottobre, che non ho ancora provato, non è mai stato aperto. Abbiamo questo qua blu di Just Cosmetics, abbiamo questo qua che è questo color Tiffany della Miss Manga. Poi abbiamo il mio eyeliner in gel nero di Maybelline che mi piace tantissimo. E abbiamo questi due che sono i miei due mascara bianchi primer prima del mascara che mi piacciono tantissimo. E indovinate un po', sono Sant'Angelica anche loro. Poi abbiamo un temperino e qua ci ho messo dentro il temperino e qua ci ho messo dentro dei glitter. L'ultimo cassetto è tutto dedicato agli ombretti. E sono questo qua che sembra oro colato di H&M. E poi abbiamo anche questo qua di Kiko che mi piace molto anche questo. Questo che amo per andare a ballare o per delle serate in generale. È bellissimo ed è di Vamp ed è il numero 400. Poi abbiamo anche questi qua Just Cosmetics. Questo qua che è un collo sferico che utilizzo principalmente d'estate. Lì c'è un ombretto Collistar che ho finito. E poi abbiamo il Velvet di Deborah. Abbiamo questa palette che non ho mai utilizzato, quella palette di H&M che mi fa schifo ma è vecchissima, non ci sarà neanche più. E poi abbiamo questa palette MUA che è la mia prima palette MUA insieme al blush che era il mio primo blush MUA. E ho vinto anche questa nel giveaway e mi piace tantissimo, soprattutto quel rosa lì, eccolo lì, quello lì, non questo viola, quello lì. È bello anche perché ha un bianco mato, un nero mato, questo argento qua che si è frantumato però è bellissimo, il marrone là in fondo in alto a destra, molto molto bello, mi piace tantissimo e se vi interessa è la Glamour Night. E questo è per ciò che riguarda la mia postazione fisica dove tengo tutti i prodotti che non uso tutti i giorni. Per quanto riguarda i prodotti che utilizzo tutti i giorni, ci dobbiamo spostare qui. Qui in questo cestino qua ho i prodotti che utilizzo tutti i giorni e ve li mostro subito. Eccoli qui, abbiamo una serie di prodotti che tengo qua per ricordarmi di utilizzare tutti i giorni e così via. Abbiamo questa, che è la BB Cream che sapete che amo, della Essence, che sto terminando. Abbiamo due matite nere, che sono una di Maybelline e una della Color Trend. Abbiamo due correttori che utilizzo anche questi tutti i giorni, l'Instant Anti-Age che sta terminando anche lui e questo correttore Roll-On di Garnier che anche questo sta terminando. Questo era il mascara bianco primer che mi ha messo prima dei mascara o comunque come trattamento per ciglia e sopracciglia di Sant'Angelica, di cui avevo due scorte nel cassetto appunto occhi. Qua abbiamo la mia cipria che ho da tutti i giorni da Make Up Forever. Poi abbiamo questa palettina qua di Essence della linea Sun Club, di cui utilizzo tantissimo questo doratino giallo, che era anche lo stesso colore che ho finito dell'ombretto di Collistar, era lo stesso identico colore. Come potete vedere ha un bellissimo buco, mi piace tantissimo. Poi abbiamo di altri ombretti, abbiamo anche questo di Bourjois che voglio terminare perché non mi piace per niente. Poi abbiamo
altri ombretti che sono questo qui di Sephora che utilizzo sempre per sfumare, per scurire la piega. Abbiamo anche questi qua della linea di Happy Birthday di Sephora che vi davano appunto per il vostro compleanno. E questo qua chiaro mi piace tantissimo. Poi abbiamo blush che sono di due tipi, abbiamo questo qua sul rosato che è quello che utilizzo sempre, sempre, sempre della linea di Just Cosmetics. Mi piace tantissimo, peccato mi sia arrivata con la cialdina alzata e quindi man mano si sta tutto rompendo, però è un ottimo colore, ottima, ottima pigmentazione durata. Altri bianchi abbiamo questo che può essere utilizzato volendo come terra perché è molto scuro, freddo e non ha glitter e pearlescenze di Rimmel. E poi abbiamo un altro ombretto che è il Vamp, che mi ricordo ce devo cercare anche questo di utilizzare più spesso, e stavolta in tonalità 500. Poi abbiamo questo mascara qua che sapete che odio, ve l'ho messo anche in un video di un bocciato. E poi abbiamo questo ombretto, sì, rossetto di Bourjois che tengo qua per ricordarmi di utilizzarlo, anche se non cambia niente perché comunque non lo utilizzo lo stesso, quindi mannaggia a me. E ora rimetto questo tutto, voilà. E questo qui è il mio cestino da tutti i giorni. Il video termina qui. Spero che i miei trucchi, come li ho organizzati e così via, vi sia piaciuto. In tal caso fatemelo sapere con un commentino e con un bellissimo pollice in su. E niente, se vi piacciono i miei video, vi rimando a tutti i video precedenti che ho fatto e vi invito a iscrivervi al canale. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte pasticce!